Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale. Mi trovo al casello dove le vetture, i veicoli motori pagano il pedaggio per salire su a Mottarone. È il tratto che va da Cignese a Mottarone, questo versante qua, perché si può fare anche dalla parte di Armeno, dalla parte del Lago d'Orta. Da questo punto, oltrepassato questo punto, breve discesa e poi comincia la parte più tosta. Fin sulla vetta, fino ai 1450 metri del Mottarone. Quindi cominciamo prima che si metta a piovere. Allora, come vi dicevo, le macchine qua, macchine e moto pagano pedaggio, mentre le biciclette possono passare qua lateralmente. Ora facciamo che oltrepassare. Ok, perfetto. Allora, tratto in discesa, terminata. Ora da qua si comincia a salire. Allora, come vi dicevo prima, questo qua è il tratto di salita che va da Cignese fin su alla vetta, mentre dall'altra parte, da Armeno, si può salire dal Lago d'Orta. Le due strade si incrociano appena qui sopra, poco prima di arrivare alla vetta appunto del Mottarone. Ora qua inizia un lungo tratto con pendenze che vanno dal 9 fin su a 14, nel tratto più duro. Allora abbiamo una prima parte di salita, dopodiché ci sarà un breve tratto in pianura, dove almeno lì possiamo un attimino riprenderci, e poi si ricomincia a salire. E da lì ci sarà un attimo di tregua. Allora, in questo momento un 36-24, vi ricordo la cassetta 11-30-52-36. Dicevo, 36-24, la pendenza in questo momento che varia tra il 6 e il 9%. Oggi la giornata non è delle migliori, stanotte ha piovuto, strada umida, beh, almeno siamo al fresco, visto che siamo a giugno. Andiamo a salire. Questo lato qua, questo versante,
è a pagamento, mentre il versante di Armeno è gratuito. Qui si passa attraverso il parco Borromeo, quindi tra l'altro non l'abbiamo asfaltata anche se da poco, tanti anni fa era, oltre che essere a pagamento, era anche un disastro. Adesso almeno qualche soldo l'hanno investito nell'asfalto. Dovevo passare anche il Giro d'Italia di qua, in discesa la facevano, solo che purtroppo la disgrazia della funivia hanno tagliato e non hanno affrontato il Monterone. Monterone che è una delle salite più frequentate dai ciclisti della zona e anche quelli da fuori, persone che vengono da Milano, dalla Lombardia, per venire a farla. Allora, qua siamo al 12. Sempre in questo momento 36-24, ma a breve ci sarà dentro sicuramente il 27. battiti. Cadenza di 56-60 pedalate e 200 tra i 220 e 230 watt. Non è facile parlare mentre si fa fatica. Allora, ora avremo un tornante a sinistra, dopodiché tornante a destra e quel tratto che vi dicevo prima dove si può rifiatare un pochino. Comunque qua siamo sempre dal 9-10. Ecco qua. Questo è il breve tratto di pianura prima dell'inizio dell'altro tratto, lungo tratto in salita. Il 21 va. Siamo dal 5 al 6 qua, ecco, fatto al 12 di prima. Ok, la borraccia, c'è un bar e una sorta di parco avventura dove ci si può
divertire arrampicandosi sugli alberi. Questo credo che sia l'uso, quasi la manutenzione. Oh. E avanti si risale. Questo qua è dura. Trentasei, ventiquattro. Allora, quel tratto lì era il 10. Ora questa sorta di falso piano troviamo l'asfalto nuovo, perché appunto come vi dicevo prima doveva passare il giro, ma erano già asfaltato, dovevano passarci di venerdì, poi la tragedia è stata la domenica prima, quindi avevano già preparato tutto. Anche per questo pezzo qua mi ricordo che era pieno di buche. Vabbè, bene, ora non si scherza più, da qua in poi c'è da morire. Ma non ho mai capito, almeno per me, se è più duro il tratto da Armeno al Mottarone o da Gignese al Mottarone. Armeno al Mottarone parte subito tostissimo. Qua arrivando da Gignese, sì, c'è una rampa a 17-18 prima del campeggio, ma prima si riesce un po' a pedalare. Invece di Armeno, dopo un tratto durissimo, c'è un tratto meno duro, ma comunque sempre tira, e poi sembrerebbe più abbordabile. Allora, il Garmin mi dice che mancano circa 5 km alla fine di questo segmento, adesso non ricordo se è al bivio o alla vetta, però comunque sempre 5 km sono da fare. E il tratto più duro, sempre dicevo, il tratto più duro, sempre da quello che vedo dal Garmin, comincia tra poco. Infatti adesso nel grafico vedo l'arancione che si sta trasformando in rosso proprio da qui. Infatti io lo vedo rosso per un lungo tratto, quindi vabbè,
saliamo. Facciamo il 10. Intorno ai 160 battiti, una cadenza di 60 pedalate o giù di lì. Allora qua, che bella S. Facciamo il 12. Oh mamma. Sempre il 12. Uia. Alla faccia. Tira, tira. Per 12% fisso. Battiti 165. Ma sono 13 e vai. Poi ho sfaltato tutto. Sempre il 12 qua. Sembra di aver visto 10 euro le macchine, pedaggio e 7-8 le moto. Veramente esagerato. Se magari solo le fanno pagare anche le bici. 14. Sento 14. Usiamo anche il 30, va? Ma comunque siamo al 13. Mamma mia. In fondo c'è un tornante.
qua siamo di nuovo 14. Ora mi da 15. Eccolo qua, tornante. Siamo scesi al 12, si fa per dire scesi. Questo è stato uno dei tratti più impegnativi. Andate avanti, che roba! Allora, 36:30, ora siamo intorno al 10, 9:10, una cadenza di 60 pedalate, battiti 160, fissi, 200... intorno ai 220 watt. Strada sale. Questo tratto qua è quello che di solito mi stronca. Momento 27. Rimettiamo il 30. Asfalto perfetto. Dove devo passare il giro, quindi. Sempre 11, 12, 13, 10 massimo, minimo. Questo tratto qua odioso è lungo, a lungo. Un metro.
12%. 36-30, 50 pedalate più o meno, 200 watt, un po' fiacco. Ma può spianare leggermente. Almeno dà l'impressione. Al 13 siamo scesi all'11, quindi era solo l'impressione. E qua riparte. Sei 30 fisso. Io prima di affrontare questo tratto sono partito da Baveno. Da Baveno si fa il Lepo e poi si prosegue per Gignese, Bivio, salita a Mottarone. Quindi dal lago alla vetta. Continua a salire 11. Oh, per la grazia, un tornantino. Altro tratto tosto in arrivo. Questo siamo a 1250 metri, mancano 200 metri più o meno, qualcosina di più. Quindici. Oh, non molla.
sale all'8 qua, 9. Qui l'asfalto è stato un po' più grumoso, di che aiuta a zero. Undici. Sembra l'undici. Ok, là in cima, tornate a destra, altro strappo, c'è il secondo, chiamiamolo casello, del pedaggio. Poi, una volta superato quello, tratto in salita, è il corto, e si giunge al ricongiungimento della strada che arriva da Gignese, scusate, da Armeno. Sempre 36-30, 12%. Guarda quanto lavorai, come muoto adesso. Undici per cento, sì. Tornante. Ahia, scappato in piedi. Dodici. Qui c'è il secondo casello. Qui siamo al 12. Ok. Quindi tornante a sinistra, ultimo tratto prima del ricongiungimento con la strada di Armeno. Per cento. 8.
figlio. Svolta a destra. Allora, l'ultimo tratto, questo è veramente insopportabile. Sempre 36-30 ormai da un po'. Ma mi indica un chilometro e 8, mai meno mi sa. Siamo 1370 metri. Siamo tra 7 e 8%.
fare, ma per l'ultimo tratto non c'è nessuno. Quasi finita, eh? Allora, si scollina quasi. Ok, breve tratto di recupero, poi da davanti le due curve e siamo arrivati. Finita. Eccoci qua, arrivati. Il 400.